Amici di Risoluto, buongiorno, sono le 10 del mattino, come vedete, oggi è il 29/10/2019, ci stiamo mettendo in macchina per raggiungere dalla redazione di Risoluto, che è quella lì, il centro storico di Sciacca. Insieme a me c'è anche la nostra tirocinante Federica e adesso allacciamo le cinture e andiamo. Come sapete, domani ci sarà la protesta dei commercianti di Sciacca che faranno una specie di protesta aprendo le loro attività un'ora dopo. Si chiama la manifestazione "Chiudiamo un'ora per non chiudere sempre", perché lamentano il fatto che il centro storico di Sciacca in questo momento è invivibile a causa dell'atavico problema dei parcheggi e anche della mancata presenza comunque di attrazioni che possono portare gente nel centro storico di Sciacca. Noi in questo momento è mattino, quindi sono le 10, in questo momento gli uffici, le scuole sono tutte aperte, il traffico è normale, per ora siamo ancora in una zona, siamo come vedete al ponte della Perriera, quindi cercheremo di trovare parcheggio per poterci avvicinare quanto più possibile al centro storico facendo pochi passi, perché è un po' quello che vogliono tutti i saccenti, insomma, trovare un parcheggio nei dintorni del centro per andare in giro per negozi. Quello che vedete a destra è il parcheggio Modigliani, adesso noi cercheremo di infilarci lì. Vedete, mattino, tra le altre cose, il parcheggio Modigliani è nelle vicinanze di una scuola abbastanza frequentata, quindi immaginate che già è quasi tutto pieno, perché molta gente utilizza proprio questo parcheggio per raggiungere il centro o per comunque recarsi a lavorare negli uffici scolastici. Questo parcheggio è un parcheggio medio, così possiamo dire, all'interno ci sono circa 100 posti, credo anche forse meno, e comunque in questo momento risultano tutti occupati. Facciamo un giro, vediamo se riusciamo a beccare un posto. Però a guardarlo già da fuori c'è solo il posto disabile disponibile, quindi è meglio che già con la nostra Federica ci allontaniamo. Questa invece è la scalinata, qui ci sono già tutti i posti pieni, quindi niente, andiamo avanti. Questo è via Modigliani, in realtà adesso imboccheremo via Carlo Max, anche qui cercheremo di trovare un parcheggio. Ecco, vedete il camion che sta per scaricare nei dintorni di un supermercato, qui è tutto pieno. Qui c'è un posto, ma c'è scritto riservato ai ciclomotori, quindi possiamo andare avanti. Questo è un posto disabile, qui ci sono le strisce, guardate quanti camion ci sono pure per lo scarico delle merci, qui linee gialle. Eccoci qui, questo è il parcheggio Libertà, vedete una piccola area di sosta, ne contiene appena una ventina di auto, ma anche questo non siamo fortunati, quindi possiamo andare avanti e procedere sperando di essere un po' più fortunati. Adesso siamo in piazza Carmine, devo dire che il traffico tutto sommato è scorrevole in questo momento. Qui ci sono, guardate, macchine in doppia fila, in tripla fila in questo piccolo posto. Qui anche, guardate, questa è piazza Carmine, molta gente si ferma, c'è un tabacchi, ci sono diverse attività, macchine in doppia fila, la signora passa in mezzo ai ciclomotori perché... Ed eccoci qua, queste sono le strisce blu a pagamento. Qui c'è un piccolo, ma non ci vale neanche la mia macchina che non è così, guardate, tutto pieno. Queste sono a pagamento, la signora sta pagando. Qui c'è un posto, volendo potrei mettermi lì, ma c'è uno scivolo, non si capisce bene se è uno scivolo per disabili o meno, quindi preferisco andare avanti. Sono le 10 del mattino di un giorno ordinario, feriale, oggi è martedì, non c'è niente in programma di eccezionale nel centro storico di Sciacca. Ed ecco
arrivati in piazza Mariano Rossi. Questo è il parcheggio a pagamento più grande a disposizione. Quest'area a destra è libera, nel senso che tipo non è a pagamento, però come vedete è il caos. Federica inquadra di là, guardate, macchine in doppia fila, non si capisce un tipo. E adesso invece proviamo a entrare nel parcheggio a pagamento. Parcheggio a pagamento, come vedete già mi dice che è rosso, ma noi facciamo un giro anche per completare la manovra. Di là c'è via Eleonora d'Aragona, che è chiusa in questo momento, prima era una valvola di sfogo. Abbiamo preso il nostro tagliando, ma mi sa che non ci servirà molto, perché qua dice completo, quindi già ci sono altre macchine in doppia fila. Io non voglio litigare con nessuno per avere il posto, quindi sono appena arrivata. Se mi infilo lì, il signore mi lincia, come minimo, ci mancherebbe. Quindi procediamo, cerchiamo di uscire da qui, che è veramente tutto pieno, quindi chi gestisce questo parcheggio comunque ha un buon guadagno, penso, perché comunque i parcheggi servono. Non so quanto il comune ricava dalla concessione di questo spazio a pagamento. Tra le altre cose, se proprio vogliamo dire, piazza Mariano Rossi è una piazza bellissima, visto che comunque l'amministrazione ha iniziato liberando piazza Invegias e piazza Purgatorio dalle auto, non sarebbe neanche male farlo in questa zona che invece viene concessa a pagamento, forse anche più bella delle altre piazze. C'è una magnifica terrazza sul mare come piazza Angelo Scandariato, ma siccome serve per lo sfogo delle macchine, guardate, macchine in doppia fila nonostante il parcheggio a pagamento. Un signore ha trovato il posto e si è infilato, noi invece non siamo stati per nulla fortunati e quindi ce ne andiamo. Adesso riprendiamo il nostro giro qua, spazio riservato ai ciclomotori, qualche macchina si ci infila anche, perché giustamente non trovando ci si ingegna. In realtà questo di qua è a rischio rimozione, ci sono le auto parcheggiate, ma tanto il comune di Sciacca il carro attrezzi non ha mai visto nessuno. E qui siamo proprio in corso Vittorio Emanuele, anche qui dice zona 024 a rimozione, però le auto ci stanno perché ci si appoggia, insomma, per andare a comprare qualche cosa. E adesso tenteremo di trovare parcheggio in un'area di quella del Campidoglio, sotto il Campidoglio, che è l'unica area rimasta di parte di via Eleonora d'Aragona. Cercheremo di trovare parcheggio lì, sperando di essere più fortunati e poter raggiungere finalmente il centro storico di Sciacca. Intanto sono già 10 minuti che siamo in macchina con la nostra Federica che ci sta accompagnando. Macchina in doppia fila, come vedete. La signora sta facendo il banco, come si presume. Non inquadriamo la signora, altrimenti vediamo la sua privacy. Però adesso siamo su quel bellissimo tratto che è questa discesa Campidoglio, che all'inizio era stata resa pedonale, ma che adesso per necessità di poter tenere posti è stata riaperta al transito. Qui è un'altra zona a rimozione, a rischio rimozione, come vedete ci sono tutte le auto parcheggiate, ma tanto il carro attrezzi non c'è, quindi la gente al massimo becca una multa. Anche qui sotto il bastione le mura, auto, cerchiamo di non far vedere. E adesso ecco al parcheggio qui sotto in quest'area. C'è già una macchina in doppia fila, anzi forse due, quindi già capisco che sono in attesa di trovare un buco. E mi pare che qui non lo troviamo proprio. Possibile. Anche il posto disabili è stato occupato. Sì, ma magari da qualcuno che ha il suo diritto ad averlo, fruibile. Niente. Mi sa che possiamo fare una bella manovra U, perché qui di posto, eppure abbiamo una macchina piccolissima. Adesso prenderemo via del Caricatore, un'antica strada di Sciacca che conduce dalla zona marina alle terme.
Vedete? Guardate quante macchine. Il signore sosta in attesa che qualcuno possa andare via e poter trovare il parcheggio. Adesso scendiamo via del caricatore. Anche qui, che vedete, è una strada piccola. La carreggiata si riduce di tanto. Se avessi avuto una macchina un po' più voluminosa, avrei avuto già più di qualche difficoltà. Però anche qui, guardate, le auto dove sostano, prendono parte della carreggiata. E qui macchine parcheggiate a ambo i lati. D'altronde, con le scale da qui si può raggiungere il centro storico, quindi qualcuno preferisce lasciare l'auto qui. Ed eccoci qua, anche questa zona a rischio rimozione, ma tutti giustamente parcheggiano, perché altrimenti è impossibile andare nel centro storico. Guardate quante auto ci sono. Camioncino che evidentemente sta facendo, e invece qui c'è un albero crollato, è caduto l'altro giorno, quindi tutto transennato, niente parcheggio. Anche qui zona rimozione, auto parcheggiate. Ok, adesso proviamo nell'altro parcheggio, se così si può chiamare, il parcheggio del teatro Samonà, vicino. Ora la nostra Federica prenderà qualche botta, perché qui le buche sono notevoli. Io cerco di andare pianino, però come vedete non stiamo facendo un'escursione in qualche zona sferrata, ma questo è il parcheggio che è ridotto in queste condizioni. Vedete, macchine parcheggiate ovunque. Niente, Federica, non c'è posto. Il signore che sta facendo? Ah, ci sono delle bottiglie di vetro e le sta spostando per permettere all'auto di parcheggiare. Guardate la spazzatura. Il signore ha tolto le bottiglie per permettere di parcheggiare. Niente, è tutto pieno. Federica, dobbiamo ritentare da qualche altra parte. Ok, adesso siamo nella zona della villa comunale. Qui ovviamente non si può parcheggiare in questo posto. Proviamo a parcheggiare a Viale della Vittoria. Alla fine è vicino. Pochi passi, io e Federica li possiamo anche fare. Qua non si potrebbe perché è zona riservata ai taxi, però la gente si accosta. Se stamattina fossimo stati vigili dei vigili urbani di Sciacca, avremmo potuto fare centinaia di multe e fare tantissimo cassa. Cosa che avviene, i commercianti tra le altre cose si lamentano del fatto che la polizia municipale abbia particolare attenzione per la via Licata e corso Vittorio Emanuele. Ok, questo è un altro, quella di fronte è un'altra delle aree riservate a parcheggio, ovviamente a pagamento, però è tutto pieno anche quello. Ora noi cambiamo per Viale della Vittoria. Qui ovviamente è una zona di uffici, ci sono tante attività economiche, molta gente è in doppia fila. Queste sono strisce blu del comune di Sciacca a pagamento, ma sono piene. Questo signore è in doppia fila, però dentro la sua auto. Ecco, questo è il primo parcheggio libero che troviamo sulle strisce blu, però a pagamento, quindi dovremmo pagare per poter sostare. Questo è Viale della Vittoria disabili. Qui siamo davanti alla scuola Sant'Agostino.
davanti la chiesa di Sant'Agostino, quindi un bene monumentale. Certo, rimane chiuso, però diventa tipo parcheggio. E siamo di nuovo in Viale della Vittoria. Ma stiamo ripercorrendo al contrario per rimetterci poi in Via Licata. Cerchiamo sempre il nostro posto, il nostro parcheggio, che però non c'è e non troviamo. Auto in doppia fila, ma qui in Viale della Vittoria è la normalità. Da tempo si parla della possibilità di predisporre diversamente le auto proprio qui in Viale della Vittoria, perché d'altronde la gente poi parcheggia in doppia fila, quindi si accosta in doppia fila, quindi secondo una volta era già stato fatto, predisponendo a spina di pesce forse si recupera qualche parcheggio in più. A quanto pare c'è questa proposta al vaglio dell'amministrazione comunale, ma ancora nulla di fatto. Adesso il traffico, ci stiamo per rimettere in Via Licata, il traffico è un po' più rallentato e comunque sono le 10:20 del mattino. Da 20 minuti io e Federica siamo in macchina alla ricerca di un parcheggio. Questa è Via Licata, c'è qualche parcheggio libero, però cioè libero nel senso con le strisce bianche, ma sono tutti occupati, quindi non quelli a pagamento. Poi ci sono le strisce gialle occupate, noi non possiamo e quindi proseguiamo. Ecco, adesso siamo infilate in mezzo al traffico. A destra i parcheggi, ma tutti occupati. Questa è l'unica zona della Via Licata dove si può parcheggiare, dove si può tentare di trovare un parcheggio, però è quasi impossibile. Guardate a destra, tutto occupato, guardate a destra. È l'unica parte dove si può parcheggiare, ovviamente tutto occupato. Ecco qui, macchine sopra il marciapiede, camioncino sopra il marciapiede, siamo in Via Licata, questa è la nostra viabilità cittadina, auto a destra dove ci stanno i piloncini, ma alla fine si parcheggia uguale, auto davanti ai piloncini, con le frecce lampeggianti, evidentemente il signore è andato magari a comprarsi una cosa. Ed eccoci qua alla chiazza, furgone sulla chiazza perché sta facendo lo scarico e carico delle merci, zona a sosta per 30 minuti, tutto occupata, non sappiamo se il disco orario è stato inserito o meno, ma in questo momento è tutto. Occupato. Di là non la prendo, non la percorro nemmeno perché la Via Licata diventa più stretta, ci sono i piloncini e quindi non è sicuro che troveremo parcheggio. E invece percorriamo Via Roma. Questa è Via Roma. Non si può parcheggiare sul lato destro, non si potrebbe neanche sul lato sinistro, però la gente si ferma, non trova parcheggio, luci lampeggianti. L'entrata, questa è zona rimozione, un signore si sta parcheggiando rischiando di prendere anche la multa, questo è il parcheggio riservato ai disabili. E adesso andiamo a destra, riprendiamo il corso che scriveva noi. Sono le 10:22, ci siamo partiti alle 10 e da 20 minuti cerchiamo parcheggio. Il nostro corriere qui lampeggia,
signore, sosta qui, però non si capisce che fa, in macchina. Quest'altro ha pensato bene di fermarsi e farsi la chiacchierata, non peraltro. Noi attendiamo. Ok, adesso è finita la chiacchierata e possiamo anche procedere. Questa è l'altra area con disco orario. Vede, inquadra a sinistra. Guarda qui. Tutto pieno. Auto che lampeggiano ancora, quindi magari qualcuno dei dintorni. E niente, il nostro parcheggio dopo 24 minuti di un martedì feriale del mattino ancora non l'abbiamo trovato. Proviamo a spostarci un po' più fuori, stiamo per uscire dalle mura della Porta Palermo, sperando di trovare un parcheggio. Qua ci sono, questa è l'area di sosta di Porta Palermo, guardate che giungla, l'auto, la macchina in doppia fila. Trovare il parcheggio qui è quasi impossibile, d'altronde è uno spazio riservato a massimo una ventina di macchine, di auto. Guardate, auto vicino alla porta che sosta, ed eccoci in zona Porta Palermo. Qui tra le altre cose c'è il comando, parte del comando della polizia municipale di Sciacca, quello lì è riservato alla farmacia, e cerchiamo di trovare parcheggio adesso al parcheggio di Porta Palermo. Anche qui c'è una piccola area di sosta, ma qui neanche ci proviamo. Guardate che auto, doppia fila per tutti. Ok, ci gira ancora. Adesso proviamo questo parcheggio, un parcheggio anche questo con le strisce blu del comune di Sciacca. Ci infiliamo di qua. Tutto pieno. Camion che cerca di scaricare. Auto in doppia fila anche laddove non si potrebbe. Siamo ancora nel traffico da 26 minuti. E niente parcheggio. Siamo pure in mezzo al traffico, respiriamo smog da non so da quanto. Qua ci sono i mezzi pubblici saccensi, il trasporto pubblico, però si vede già il target di riferimento sono, la maggior parte dei fruitori sono anziani. E niente, ci abbiamo provato a trovare parcheggio in centro storico, però adesso torniamo in redazione dopo tutti questi minuti in auto. Stiamo percorrendo via Madonna della Rocca, che in realtà è una strada che conduce in centro, anche questa è
le auto parcheggiate non mancano e noi ci siamo stufate e torniamo in redazione, rinunciamo ad andare in centro.